Quelle di Adrien Rabiot sono parole che stanno facendo discutere e non poco i tifosi della Juventus. Andiamo a analizzare oggi perché molto interessanti sono state le parole rilasciate dal centrocampista della Juventus, che hanno intanto fatto capire un po' il suo futuro ma anche il suo passato, le scelte che l'hanno legato alla Juventus e le scelte che lo potrebbero legare alla Juve o a un'altra squadra il prossimo anno, perché ricordiamoci che Adrien Rabiot ha firmato con la Juventus un rinnovo ma annuale, quindi ora bisognerà capire quale sarà il suo futuro. Analizziamo tutto oggi qui su FCM News Sport. Come sempre vi ricordo, questo è uno dei pochi canali sulla piattaforma a essere totalmente gratuito. Vi basterà iscrivervi al canale attivando la campanella di notifiche e lasciate un like a questo contenuto se vi va. Soprattutto ditemi la vostra qui sotto nei commenti se secondo voi Rabiot dovrebbe rinnovare o meno con la Juventus. E ci arriviamo al discorso appunto relativo alla al rinnovo. Ha parlato a DAZN, ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti. Ha parlato dello spogliatoio della Juventus, in cui si trova benissimo, in cui si sente un leader, in cui evidentemente ha capito tanto anche della sua personalità all'interno del contesto Juve. Poi si è fatto un passo indietro e si è parlato di Ancelotti, suo ex allenatore. Ha detto: mi sono trovato bene con Ancelotti, lui quando giocavo con l'Under 19 mi veniva a vedere da giovanissimo, poi mi ha chiesto di agli allenatori di mandarmi a allenare con loro, sono rimasto in gruppo e mi ha fatto esordire a 17 anni. Ha creduto fortemente in lui e lo ringrazierò sempre. Era carino, sempre con me, facevo anche la scuola, era in quel momento difficile per me, ma mi chiedeva della scuola, mi diceva se vuoi puoi riposare. Insomma, un allenatore che, diciamoci la verità, Ancelotti è un allenatore, ma forse prima ancora è quasi un papà nei confronti dei suoi giocatori. Per Thiago Motta dice: avevo un rapporto diverso con Thiago Motta, era un centrocampista, giocatore già bravo, mi aspettavo diventasse così in panchina, avevo sempre un'idea di gioco, parlava tanto di tattica, ci mandiamo ancora messaggi, ci salutiamo quando giochiamo contro, una brava persona. Perché si parla di Thiago Motta e perché gli viene chiesto di Thiago Motta? Perché di recente è stato accostato il nome di Thiago Motta a quello della Juventus. Lui era un ex centrocampista del PSG quando giocava proprio il Rabiot, erano compagni di squadra, ora Thiago Motta allena il Bologna e si parla di lui come possibile erede di Allegri. Vedremo. Poi si parla di Ibra. Ibra è stato compagno proprio di Rabiot. Gli ho detto: avevamo litigato, una roba di campo può succedere, abbiamo sistemato tutto, era bravo anche con i giovani, ti aiuta per creare quella mentalità vincente. E poi si parla di Juve. Lavoriamo tanto dal punto di vista offensivo e difensivo, poi in partita non è sempre come in allenamento, devi adattarti, l'importante è avere grinta e atteggiamento. Preferisco non sempre giocare bene, ma alla fine vincere. Questo farà la differenza più del bel gioco. Qui capiamo perché Adrien Rabiot è il cocco di Max Allegri. Qui capiamo perché giocatori come Rabiot o come Danilo si identificano perfettamente nello stile Juve di Allegri, non Juve in generale, ma di Allegri. Perché esattamente come Allegri preferiscono il risultato al bel gioco e non credono che il bel gioco possa arrivare, possa portarti direttamente al risultato, bensì magari pensano che semplicemente l'atteggiamento, la grinta e questi fattori qua, escludendo il bel gioco, possano portarti alla vittoria. Credo che francamente siano parole più di circostanza, mi sembrano francamente più parole per andare a favore del proprio allenatore, che francamente li stima, che altro. Non credo che qualsiasi giocatore del mondo preferisca giocare male e vincere che non magari giocare bene e vincere, perché a volte si fa questa contrapposizione come se giocare bene ti faccia per forza perdere. Non sta scritto da nessuna parte, anzi. L'anno scorso abbiamo sofferto tanto per l'extracampo, quest'anno vogliamo vincere e dimostrare che siamo la Juve. C'è entusiasmo, meno esperienza, ma più energia. Quindi vogliamo vincere. Questa è una frase importante. Per questo quest'anno vogliamo vincere. E cosa vuoi vincere? Il campionato. E allora la Juventus lotta per lo scudetto. Non è obiettivo quarto posto comunque tra le prime quattro, ma è vincere. Quindi qui troviamo, mentre prima discorso a favore di Allegri, qui una contrapposizione in qualche modo con quello che dice Max Allegri. Poi situazione extracampo invece ci sono state quest'anno con Pogba e Fagioli. Lui dice: non è mai semplice, sono giocatori forti che possono darci una mano, difficile non averli più in campo. Paul è molto importante per la squadra, l'esperienza dà entusiasmo, ride con tutti, fa battute, è veramente bravo, Fagioli si allena ma è difficile. Dice: io ero più ribelle quando ero giovane, ho fatto anch'io qualche errore, ma quando avevo 17-18 anni, a quell'età è normale, da lì
ti definiscono una persona ribelle, però francamente io non lo sono. Questa etichetta te la porto quasi sempre. Penso di essere un bravo ragazzo che fa di tutto per essere affidabile in campo e fuori. Poi si parla di altri giocatori, come per esempio Locatelli. Dice: venire dal Sassuolo, un club come la Juve, magari la gente si immagina che tu arrivi fin da subito e sei un vincente, che giochi sempre bene. Non è facile, perché Manuel ha la sua personalità, è anche un bravo giocatore, normale avere difficoltà all'inizio anche dopo. Di fatto Locatelli è già quasi al terzo anno della Juventus, quindi poi vantaggio senza coppe. C'è una Juventus che è favorita al fatto che non gioca le coppe. Lui dice: sono abituato a giocare ogni 3 giorni. Sempre difficile, perché quando è una settimana tra una partita e l'altra, i giorni dopo la sosta stacchi un po' e può essere complicato ritrovare la concentrazione. Invece ogni 3 giorni non hai tempo per staccare. La domenica fai male. Quando giochi ogni 3 giorni non hai il tempo per pensarci, arriva subito un'altra partita. Quindi qua dà un aspetto un po' diverso. Mentre molti dicono che Juventus è favorita perché non gioca ogni 3 giorni, lui la pone da un punto di vista non tanto fisico quanto mentale. Cioè ragiona sul fatto che nel momento in cui fai male pensi subito a rifarti la prossima, così come quando fai bene invece hai l'adrenalina per poter far bene anche nella partita successiva, che è nell'immediato. Poi si parla di altri aspetti, come per esempio quelli legati al rinnovo. Intanto partiamo dal discorso capitano, va. Orgoglioso di poter guidare la squadra sul campo, sappiamo la nostra storia e la storia del club, tutti i giocatori che sono passati, allenatori, insomma è una grande storia. Il percorso che ha avuto in questi anni mi ha inorgoglito. Nuovi messaggi da parte di Allegri, sì, ma ne parleremo più avanti. E qui, discorso rinnovo. Ci sono dei possibili contrasti con la madre, con la madre agente, vero Nick, che vorrebbe portarlo lontano da Torino? Lui risponde dicendo no, perché alla fine abbiamo lo stesso modo di pensare. Quasi sempre siamo d'accordo. Per quanto riguarda il rinnovo, vedremo, quindi non si esprime. Per lo scudetto, vedremo cosa succederà. Allegri ha una mentalità vincente, l'applica in ogni partita, ogni giorno, e per questo che è un grande allenatore. Poi per quanto riguarda l'idea di guardarsi dopo una partita, cioè cosa ti può migliorare, guardarsi dopo la partita, lui dice: dopo una partita guardo sempre la mia prestazione per vedere i miei errori, ma guardo pure le prestazioni delle altre squadre per vedere come giocano, soprattutto a centrocampo, e chi saranno i miei avversari. E poi si parla di idoli. Qual è l'idolo di Eden Rabiot? Lui dice: il mio idolo è sempre stato Gerrard, un giocatore box to box in grado di fare un gol calciando da 30 metri e poi andare scivolata per difendere la sua porta. Ai tempi era un giocatore già moderno. Il mio sogno qual è? Scelgo di vincere la Champions League perché credo sia la competizione più difficile da vincere. Beh, parole importanti quelle sicuramente di Rabiot, che non ci dà delle indicazioni sul futuro. Io ho sempre pensato che il suo futuro sia legato a 2 fattori. Punto primo, quello dell'ingresso in Champions League. È chiaro che Rabiot vuole giocare in Champions League ed è chiaro che Rabiot vuole continuare a competere per palcoscenici importanti. L'altro aspetto, il secondo, l'altra condizione importante che deve diciamo esserci per poter pensare a Rabiot alla Juventus è, secondo me, Max Allegri. Cioè con Allegri ancora in panchina sulla Juventus il prossimo anno, secondo me aumentano le possibilità di vedere Rabiot sulla Juve, nella Juventus al fianco di Allegri. Allora la domanda che vi faccio a questo punto è: rivedremo ancora Allegri e Rabiot insieme il prossimo anno? E se sì, dove? Alla Juventus o altrove? Insomma, parliamone qui sotto nei commenti.